Iscriviti al canale, a te costerà un secondo, ma a me darai una grossa mano a portare avanti questo progetto. Ricordati inoltre di cliccare sulla campanellina per non perderti i miei prossimi video. Grande Egidio, ti ho visto prima, ti ho ripreso. Ciao. Come stai? Benissimo, benissimo. Che mi racconti di bello? A parte che sei altissimo, devo allungare. Mi abbasso un pochettino. Oppure mi metto dietro. Ecco, guarda, ecco. Ho la fortuna e il piacere di poter collaborare con Donazio Strings, Macabow, Peter Straps, Duco Marco quest'anno non è presente come marchio, ma sicuramente sarà con New York Music o roba del genere. E sono arrivato qui da poco, domani ho una clinics per Donazio Strings in Sala Nettuno alle 13. E devo dire che a occhio e croce adesso ho visto poco, però mi è sembrata ben organizzata. C'è sempre un bel movimento, si incontrano sempre un sacco di amici e questo è il punto. Tra l'altro prima o poi magari risuoniamo di nuovo. Magari, esatto, poi c'è anche la possibilità di risuonare. Esatto. E quindi intanto ti saluto, ti ringrazio. Grazie a te. Ci vediamo in giro. A presto. Ciao. Ciao. Vuoi fare la foto? A Roma Music Expo, come tutti gli anni accade, ma accadeva anche prima quando si chiamava batterica ed elettrica, vengono invitati, oltre ad artisti nazionali, degli artisti internazionali un po' da tutto il mondo. C'è stato Todd Zuckerman, è venuto Mike Terrana e tanti altri. In questa edizione, invitato da un brand, è venuto un batterista francese di nome Christian Grassard, che suonava un set di batteria quasi percussivo, molto strano, molto particolare. Mentre il giorno dopo, la domenica, ha suonato, proprio preso e buttato sul palco in jam, il batterista di Jovanotti, Garrett Brown, che oltre ad aver suonato con Jovanotti ha suonato con Rihanna, Donna Summer, Craig David, Tiziano Ferro e tanti altri. Intanto vediamoci Christian Grassard. Whoa.
Oh, un po' di silenzio, o quasi. Gianni! Gianni Di Carlo, batterista. Ciao. Andatevelo a sentire se casomai non lo conoscete. Come ti è sembrato sul batterista francese? Bravo. A me piace tanto il suo stile, si avvicina molto a quello di Steve Smith, anche perché lui comunque ci ha lavorato tanto. Ma lui era la presentazione di che marca? Lui è endorser della Sony. Ok. Per le batterie e collabora anche con Pippo Magnaci, produttore dei tamburi PM Snare, di cui anch'io sono testimonial. Onoratissimo, in quanto sono tamburi veramente di altissimo livello, non so se ne hai mai provati. No, però, mai, senti, infatti magari te ne passo uno così. Magari un giorno vengo a trovare a casa. Volentieri, fai provare. Come no. E Christian è un grande batterista, molto attivo sia nella didattica che nell'attività concertistica. Lui vive a Nizza, insegna lì e anche con Steve Smith lui ha avuto diversi rapporti proprio personali, anche lui stesso l'ha riconosciuto come, diciamo, un suo una sua prosecuzione artistica, perché comunque bravo, sì, che indipendenza, no, pieni, no. Sì, molto musicale, poi non è una una tecnica fine a se stessa, ma è molto musicale, sa gestire le improvvisazioni in un certo modo. Bene. Noi ci continuiamo a farci i nostri giri. Certo. Andiamo a casa tua. Allora, quando vuoi, molto volentieri, Livio. Un abbraccione. A te, ciao caro, ciao. La prima giornata? È che mi sembra oltre ogni positiva aspettativa, nel senso che è un sabato, abbiamo aperto solamente la prima, diciamo, anzi la seconda metà di giornata, dalle 3 alle 8 ormai, e anche oggi. Cosa ci aspetta domani? Domani io so che c'è Alfredo Golino, c'è Paolo Pellegatti per la batteria, c'è Massimo Varini, c'è Cesareo, c'è un sacco di gente. Abbiamo chi non dal è flamenco, venuto quest'anno? Dal flamenco arriviamo dal flamenco. Oggi abbiamo fatto pure la classica, perché c'è pure Gershwin, Rhapsody in Blu, eccetera. Piano solo, abbiamo fatto la musica demenziale dei Dementos, abbiamo fatto il funk dei Groove Masters, eccetera. Domani avremo jazz, avremo flamenco, avremo, fammi pensare, blues, avremo una super band di jazzisti che faranno la chiusura, che la nazionale jazzisti. Oggi per esempio c'era un batterista francese. Batterista francese? Non ne sai nulla, cioè no. Ti vengono i batteristi francesi e non ma lo sai. Sai che tipo che è successo già più di una volta, che tipo che io girando poi ho visto, ho fatto ma quello è, ma
Io manco lo sapevo, perché, sì, sì, perché siccome ci sono vari palchi... Alla sala nel Nettuno. Infatti, e perché lì... le demo non le gestisco io, non ci sta la direzione artistica, e quindi spesso... Per chi non lo sapesse, lui è il direttore artistico di tutta sta baracca. È quello che gli piace giocare con la musica, dai. E quindi spesso appunto nelle sale che sono quelle delle demo, eccetera, eccetera, io non mi arriva il resoconto dei musicisti, e quindi può capitare di avere, Vinny con l'aiuta, capito, nella sala demo da 30 persone. A proposito, domani ci sono altri artisti stranieri che tu sappia? No, ma questa cosa che io sappia no, ma... ma probabilmente come oggi. Guarda, questa qua è una cosa che ci fa molto piacere, perché in realtà tipo riusciamo ad avere un'offerta molto, molto varia, molto bella, e appunto di bei contenuti, utilizzando solamente le risorse che abbiamo qui in loco, quindi in Italia, in varie zone dell'Italia. Questa cosa a me piace sempre di più, per cui poi alla fine le prime cose, le prime edizioni chiedevamo anche, che ne so, alle aziende di portare qualche loro rappresentante anche dall'estero, eccetera, ma poi abbiamo visto che le cose, le performance dei nostri erano più seguite di quelle degli stranieri in alcuni casi, quindi abbiamo detto facciamo gli italiani, cioè poi apertura totale, quindi certo. Non è che siano pregiudiziali, però abbiamo veramente tanta di quella roba qui in magazzino, tra virgolette, che non vedo perché dobbiamo continuare appunto a chiamare fuori. Sì. Esatto. Bene, ci vediamo per la giornata di domani. Noi, loro, prossimo anno, perché questo video uscirà dopo che è finita la manifestazione, quindi così imparate a non quindi essere io, qui. Quando uscirà questo video non avrò più neanche questi pochi capelli che mi rimangono. Lo ricordate, io sarò ingrassato sempre di più. Sempre io, esatto. Mi sarà caduta la barba. Esatto, e noi vabbè, niente, vi lascio comunque in descrizione il link di Roma Music Expo perfetto, che è www.musicexpo.it. Va bene, ciao ciao.